tanti auguri a te, tanti auguri Francesco, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. Scherza nonno Francesco sulla sua età, oggi compie 101 anni, festa alla casa di riposo Luciano e Giovanni Arvedi, dove l'arzillo nonno è ricoverato dallo scorso agosto, circondato dall'affetto della figlia Norina e dal genero. Sono 11! Lo zero non vale, non conta niente lo zero. Lucidissimo e indipendente, Francesco ha sempre lavorato moltissimo nelle campagne cremonesi. Dove fa il bergamino, a musere gli occhi. Sì, a mano, non c'erano ancora. Sono arrivate dopo le musitrici, dopo. Sono andato un po' qua là nel campo. Una vita portata avanti con tanto coraggio, uno spirito forte che contraddistingue le vecchie generazioni come la sua, che gli hanno permesso di andare avanti sempre a testa alta. Oltre a lavorare nelle campagne cremonesi, è stato anche nella storica azienda Cavalli e Poli di Cremona. Insomma, sembra proprio che il segreto della sua lunga vita sia stato il tanto lavoro che ha sempre fatto. La figlia Norina racconta infatti che anche lo scorso anno, prima di essere ricoverato alla pace, ha sempre curato l'orto. Salata, patate, fagioli, fornetti, pure tutto, insomma. Francesco è molto socievole, scherza con tutti e guarda sempre la nostra emittente. Sì, guardi sempre la televisione e basta. Allora tanti auguri. Altrettanto a lei. Lo ringrazio tanto.